Buonasera. Buonasera. Già ero emozionata, adesso insomma sono ancora più emozionata. Beh, io credo che il lavoro che quest'anno abbiamo fatto insieme, io, Giulia, Alessia, dimostra che questo progetto funziona, funziona a Milano e funzionerà anche per l'Italia. Io ci tengo stasera a rivendicare qualcosa che a volte si dimentica. Noi con questo progetto riformista parliamo ovviamente al mondo del lavoro, al mondo dell'impresa, ma io rivendico che noi parliamo anche a tutte le persone più vulnerabili di questo paese e a quel mondo del terzo settore, della sanità e del sociale che si prende cura di loro. E lo facciamo avendo il coraggio di dire anzitutto che senza la crescita economica non c'è protezione sociale. La crescita economica. Solo un paese che cresce in modo solido può proteggere la sua parte più vulnerabile. E poi io rivendico il fatto che noi nel nostro programma abbiamo proposte che dimostrano che noi abbiamo in mente un sistema di protezione sociale che non è risarcitorio, non è assistenzialista, ma è promozionale. Cioè un sistema di welfare che vuole dare proprio alle persone più in difficoltà la possibilità di autodeterminarsi, di vivere come cittadini liberi, di avere le stesse opportunità degli altri, le opportunità che gli consentano di sviluppare il loro potenziale. Le opportunità che ho avuto io, e che devono avere tutti. Noi siamo anche quelli che rivendicano che la sanità deve essere al centro del nostro programma. La sanità e la tutela, la promozione e la protezione del servizio sanitario nazionale come universalistico serve naturalmente per tutelare il bene più prezioso, il diritto individuale fondamentale di ciascuno di noi alla salute. Ma la salute è anche un bene collettivo e noi l'abbiamo imparato durante la pandemia. Se le persone stanno male, il paese sta male. Ma io rivendico anche che il settore della salute è un settore fondamentale per la crescita economica del nostro paese. L'Italia è il primo produttore europeo di medicinali, ma in questo momento deve affrontare due temi grossi. Il primo, la dipendenza per le materie prime da paesi come la Cina, l'India, per produrre quello che serve per fare i vaccini, per fare i monoclonali. È un tema che ha a che vedere con la sicurezza nazionale, l'abbiamo visto durante la pandemia. E poi dobbiamo affrontare il grande sostegno che altri paesi come la Cina e gli Stati Uniti stanno dando a questa filiera, che è un fiore all'occhiello per noi. Io credo che noi abbiamo non solo le proposte, ma anche la credibilità per portarle avanti. Perché noi siamo quelli che hanno sempre rivendicato che il modello giusto per tutelare le persone povere era il reddito di inclusione, non il reddito di cittadinanza così come oggi. E guardate, questo non lo dico io, lo dicono tutti gli esperti che da anni si occupano di povertà. Noi siamo quelli che hanno portato a casa la legge sul dopo di noi, la legge sull'autismo, la legge sui diritti civili. Siamo quelli che in pandemia hanno fatto la lotta per le priorità vaccinali alle persone più vulnerabili. Siamo quelli che in pandemia hanno sostenuto che il vaccino era lo strumento per liberare il paese. E siamo quelli che hanno consentito di sostituire Arcuri col generale Figliuolo. Siamo quelli che hanno difeso sempre la scienza e il metodo scientifico. Abbiamo le idee, abbiamo la credibilità, ora credo che quello che serve, e stasera si sente con mano, è l'entusiasmo e la forza. Quindi buona campagna elettorale a tutti e forza. Grazie.